Benvenuti a speciale TG dedicato alle elezioni amministrative di Ponte Cagnano Faiano che si terranno il prossimo 10 giugno. Siamo con Angelo Mazza, Buonasera, ciao Alessandro. candidato sindaco di Movimento Libero. Comincio proprio dal chiederle le ragioni di questa candidatura. Lei e il suo gruppo facevate parte della coalizione che appoggiava l'ex candidato civico Giuseppe Bisogno, che poi ha deciso di fare un passo indietro il 30 aprile per appoggiare il candidato del centrosinistra Giuseppe Lanzara. Come si è arrivati a questo processo dal 30 aprile alla sua candidatura? Diciamo che nella coalizione che appoggiava Giuseppe Bisogno noi abbiamo fatto un percorso come Movimento Libero, un percorso che parte da lontano, di un'identità molto territoriale che già all'interno del Consiglio Comunale, con la mia figura, l'ultimo anno di mandato, ci ha visto già protagonisti, diciamo. Già all'interno del Consiglio noi ci siamo un po' messi al centro tra queste due realtà di centrodestra e di centrosinistra. Durante questo percorso abbiamo lanciato un laboratorio delle idee. Mi permetto solo di allungarmi un po' per arrivare un attimo alla conclusione bisogno. Abbiamo lanciato un laboratorio delle idee dove ci siamo presi delle responsabilità insieme ad altri movimenti civici, dove c'era anche alcune forze di governo, di fare un percorso, di aprire le porte alla città, ai cittadini, alle associazioni di categorie e cercare di fare un percorso dove si incontrava i cittadini e si cercava di dialogare con loro. Durante questo percorso esce fuori una proposta politica di un imprenditore, quindi di una persona della società civile Che era Giuseppe che Bisogno. era Giuseppe Bisogno. Noi ci siamo confrontati. In quel momento, diciamo, esce fuori tutto quello che forse non era uscito fuori durante gli incontri, dove c'è una parte che aveva aderito a quel progetto, molto chiaro, che in alcuni momenti forse è stato anche strumentalizzato, esce fuori la vera, personalità di alcune persone, perché oggi, arrivo al dunque. Oggi ci troviamo che chi con noi aveva sposato l'idea di laboratorio delle idee e diceva di essere aperto alle realtà civiche, alle associazioni, ai cittadini, no ai partiti, ci ritroviamo che uno è il candidato di centrodestra, che Cioè Francesco è Pastore. Francesco Pastore, e dall'altra parte noi apriamo alla proposta politica di Giuseppe Bisogno. Condividiamo un percorso con Giuseppe Bisogno, dove si apre ancora su un tavolo programmatico di alcuni punti, si fanno delle aperture. Ahimè, mi trovo che dall'altra parte l'altra coalizione, che è quella là tra Civica e di centrosinistra, duramente attacca questa proposta attraverso una raccomandata sul web, perché penso che questi sono messaggi molto sottili, ma sono importanti. Successivamente, con l'inaugurazione di un comitato, si attacca la persona in modo pubblico, in modo duro, non sull'aspetto politico, ma sull'aspetto personale. Dopo 10 giorni esce fuori che ci sono dei punti programmatici. Di accordo Ci fra le sono due de... parti. Esce fuori una proposta del candidato sindaco, che non ho capito se è di centrodestra o centrosinistra, perché anche lui è civico, perché non ho visto ancora oggi se c'è il PD o no, perché tutto quello che esce è per confondere le persone, perché non ho visto ancora che c'è il logo del PD su quello che gira in città. Però esce fuori dopo 10 giorni di attacchi sulla persona Bisogno che ci sono dei punti programmatici che possono essere in comune. Io mi pongo una domanda, come ce la siamo posti tutti noi che abbiamo creduto in questo progetto e ci crediamo ancora di più. A quel progetto abbiamo dato una forza e abbiamo capito realmente che su questo territorio c'è un'identità, c'è una realtà che parte da lontano, che vuole dare forza al territorio e in modo congiunto con le altre realtà che avevano sposato, ma non Giuseppe Bisogno. Avevano condiviso il nome di Giuseppe Bisogno su una proposta politica in continuità al Laboratorio delle Idee e hanno indicato Angelo Mazza come candidato sindaco di quel progetto.
Quindi, che, ricordiamo, i movimenti che movimento che devo ringraziare, noi abbiamo fatto un documento che è Movimento Libero, Avanti e Città Protagoniste, quindi sono le tre realtà che formavano quella diciamo ex città pubblica, perché città pubblica nasce è come lo slogan, proposta. Ricordiamolo per i telespettatori, sì, sì. È lo slogan della campagna elettorale mai partita di Giuseppe Bidone. Diciamo che io dico, lui ha lanciato Città Pubblica perché era un momento di confronto, era un contenitore dove si confrontavano queste realtà. Oggi, diciamo che oggi quel progetto continua, va avanti, è un progetto che noi ci sentiamo protagonisti dal primo giorno che è nato, perché non abbiamo mai cambiato idea, perciò sono tornato sul Consiglio Comunale, perché io dal primo giorno ho pensato sempre che in questa realtà, tra le due realtà che ci sono già oggi in campo, che una è diventata il centrodestra, ma era un'amministrazione senza colore, oggi è diventata centrodestra solo per opportunità, e il centrosinistra serviva quella realtà territoriale. Oggi io sono onorato di rappresentare queste realtà, che poi per un fatto già di dare un segnale, un cambio culturale, perché non serve coinvolgere 100 famiglie, serve anche dove c'è un percorso. Abbiamo deciso di, per la scadenza elettorale, di essere uniti e di chiudere su una sola lista, ma con il rispetto delle proprie provenienze. Quindi noi andremo ad affrontare questa compagine elettorale con una sola lista civica, proprio per mandare un messaggio, anche perché c'erano giovani e altre persone che erano pronte a scendere in campo. Abbiamo fatto una scelta, secondo me, a maggior ragione di coraggio e di, anche di maturità, di dire chi vuole sostenere, ci sono tanti modi per sostenere, possono stare vicino, ci mettono la faccia sostenendo altre persone, ma abbiamo chiuso su 16 nomi. Faccio un passo indietro, che eredità lascia alla città l'amministrazione Sica, questi 10 anni di amministrazione Sica? Diciamo che lascia un'eredità... Che lei è consigliere comunale uscente, sì, da un paio d'anni. Sì, diciamo che ho avuto la fortuna, nella sfortuna, perché con un episodio che brutto che è successo sul territorio, però diciamo ho avuto l'opportunità di entrare in consiglio comunale. Questa esperienza di un anno mi è servita tantissimo, perché mi ha fatto capire bene la macchina amministrativa, dove, lo dico con netta chiarezza, fare opposizione è sempre più facile, perché dire sempre no è sempre più facile. Cercare di contribuire alla crescita della comunità, anche se dall'altra parte sai che ci sono persone che non hanno proprio l'attenzione sul fabbisogno della comunità, ma semmai hanno interessi più diciamo, più lontani dal fabbisogno dei cittadini. Però lascia un'eredità importante, secondo me c'è tanto da lavorare, perché il nostro slogan città normale. Perché città normale? Perché dobbiamo ripartire dall'ABC, dobbiamo ripartire dalla manutenzione ordinaria. È un suo slogan da tempo, peraltro. Ma infatti perciò io continuo quel percorso e mi sento di dire sono coerente. Un'eredità importante in senso positivo o negativo? No, in realtà è importante perché è collegata a ripartire dall'ABC, perché abbiamo trascurato molto. Diciamo che le amministrazioni vengono ricordate, si svegliano solo nei momenti di campagna elettorale. La cosa più grave è che c'è un'amministrazione che lascia tante prime pietre. C'è un'amministrazione che lascia da ripartire da capo dai servizi primari, dal riciclo dei rifiuti, che oggi, e questa cosa la devo dire perché da un anno che faccio il consigliere comunale, non dico tutti i giorni, ma ogni mattina sono telefonato non per dire un progetto che devo portare in campo, ma devo sollecitare a ritirare i rifiuti da sotto casa. Quindi io dico, una città normale per me riesce a garantire il ritiro dei rifiuti, perché siamo passati dal comune riciclone al comune che oggi non riesce a garantire la manutenzione ordinaria. Le avrei fatto questa domanda dopo, in che modo si può risolvere questo problema? Prima di tutto, secondo me, dovremmo creare un'isola ecologica, perché non abbiamo un'isola ecologica. Secondo, fuoriuscire
dal consorzio, perché abbiamo una difficoltà oggi. È in liquidazione, peraltro, quindi... Ma c'è una proroga, ma penso che sulla ramazzatura, su quello che è lo spazzamento, noi possiamo agire diversamente e quindi riprendere il possesso di questo servizio, cercare di essere noi coloro che quotidianamente hanno il monitoraggio su questo servizio, anche perché diciamo che la risorsa di un bilancio è proprio quella bolletta della spazzatura, quindi diciamo i cittadini danno un contributo fattivo anche nel bilancio comunale, nel bilancio annuale che noi riusciamo a mettere in campo le azioni sul territorio, e meritano di avere almeno il servizio. Io sono del parere che noi quanto prima dobbiamo riprendere il servizio, dobbiamo fare un'attenta analisi sulla privatizzazione a un solo individuo e ragionare con un solo individuo. E l'esperienza del consorzio ci deve far ragionare e ci deve far pensare molto, perché ci siamo inseriti in un contesto molto ampio dove ci sono altri comuni e noi paghiamo anche lo scotto che i dipendenti sul nostro territorio vengono pagati con ritardo, anche se siamo un comune che paga, perché giustamente ci sono altri comuni associati all'interno del consorzio. Certo. Priorità programmatiche. Del suo movimento. Io le priorità programmate di questa realtà sono le cose basilari: la manutenzione ordinaria, che parla di manutenzione delle strade, di taglio d'erba, di garantire l'illuminazione nel 2018, non può essere ancora vista come un miraggio, perché ci sono dei fenomeni importanti. Il problema della sicurezza, il primo deterrente è l'illuminazione, quindi noi vogliamo far capire ai cittadini che oggi c'è una realtà che non vuole più fare proclami, vuole ripartire dalle cose basilari. È normale che alle cose basilari cercheremo di mettere in campo un qualcosa di concreto sulla normalità, è un qualcosa che guardi al futuro, che possa essere la prima cosa un qualcosa sui fondi europei, perché non è possibile che abbiamo un governo che non so se in 10 anni quanti fondi europei è riuscito a prendere. Quindi la nostra visione come movimento, visto che io sono del parere che il politico non è un tuttologo, qua sembra che il politico fa il geometra, l'architetto fa l'ingegnere, io penso che noi dobbiamo dare degli indirizzi, stiamo cercando di mettere in campo una squadra al di fuori di chi oggi ci mette la faccia, ma di chi la sostiene, di persone preparate che dovranno lavorare affinché la politica possa mettere in campo dei progetti fattivi e concreti, e creare un ufficio preposto che guardi costantemente alle finestre che si aprono per prendere, per reperire fondi da riportare sul territorio, perché non basta solo l'introito o le voci del bilancio comunale. Quindi è importante per noi ripartire dalle cose basilari. Non siamo quelli dei proclami, siamo quelli che guardano al futuro, sognano con gli occhi aperti però, perché noi alla gente dobbiamo dire la verità. Non basta più, e vorremmo parlare quotidianamente con i cittadini, non solo in campagna elettorale. Quindi le priorità sono tante, abbiamo dato un esempio, l'abbiamo fatto tipo un coloriamo la città, che può essere una cosa banale, ma per noi ha un senso, perché attraverso il coloriamo la città noi possiamo avvicinare i giovani, dare dei segnali importanti, dei messaggi nel sociale, ridare una priorità a una città, quella che è il lato commerciale, quindi la nostra veduta è quella di coloriamo la città attraverso i muri fatiscenti, attraverso i murales in città, attraverso le aiuole della città dove abbiamo un problema di manutenzione, rendere partecipi i commercianti della città, i cittadini. Hanno fatto un baratto amministrativo dove i commercianti non possono aderire. Ma che baratta amministrativo è?
Cioè, allora io vorrei che questa cosa, coloriamo la città, è un progetto a lungo termine che parte dai muri fatiscenti, da un'attrazione che può nascere sul territorio attraverso le serrande della città. Salerno ha creato le luci d'artista, noi non possiamo creare le serrande della nostra città. E anche di notte, in quelle attività che non fanno lavoro serale, lasciano i faretti accesi con dei disegni sulle Quindi serrande. riqualificare dal punto di vista dell'immagine, cominciare da Per lì, noi diciamo. sull'arredo urbano vorremmo creare un'attrazione, non basta poco. Cioè, quindi noi sulle aiuole, perché sulle aiuole possiamo fare un progetto adatto alle aiuole, coloriamo la città, coinvolgere le attività commerciali che hanno cura dell'aiuolo, che delle aiuole, prendono lo spazio pubblicitario nell'aiuolo. E diamo anche la possibilità di avere uno sgravo fiscale perché ci tolgono come amministrazione un peso economico, la manutenzione, e possiamo spendere quei soldi e riportarli su altre cose prioritarie. Come abbiamo una struttura come ex tabacchificio Centola, che la teniamo aperta solo per fare una manifestazione, finalmente hanno trovato una formula, quella di fare i matrimoni. Che può essere una cosa interessante, ma dico io, noi abbiamo una struttura che ospita gli uffici comunali, paghiamo la bellezza di 3.500 Si euro al riferisce a mese, Villa Villa Crudele, Crudele, dov'è l'ufficio anagrafe, dov'è esatto. Una l'ufficio... sede distaccata del comune in Sì. centro cittadino, lo diciamo ai telespettatori che non conoscono la realtà di Ponte Cagnano Baiano. Quindi noi abbiamo l'ex tabacchificio Centro, una struttura di proprietà comunale. Perché non spostare gli uffici comunali all'interno di questa struttura, che è di nostra proprietà? E per me in una città normale il bene comune viene utilizzato e risparmiamo altri 3.500 euro al mese che oggi vanno via verso un privato. Togliamo una struttura che diventerà fatiscente col tempo. Semmai riqualifichiamo con un project finance quella di fronte, coinvolgendo gli imprenditori, accompagnandoli L'ala non l'ala riqualificata. non qualificata di fronte, perché è una vasta zona che va riqualificata, cercando di far capire all'imprenditore che nell'investimento deve dare gli spazi alla comunità e i servizi alla comunità, così toccheremo anche l'ambiente. Sull'ambiente abbiamo una battaglia che portiamo avanti da anni, che è l'amianto. Prendo per esempio l'ex tabacchificio ATI, una struttura al centro di In Ponte pieno centro Cagnano, cittadino. che non solo per noi è una bomba ecologica, cioè è ricoperta d'amianto. Fortunatamente abbiamo un censimento fatto, abbiamo un mappale che ci dice quali sono le aree indicate sul nostro territorio dove c'è amianto. Una buona parte è stata... Peraltro ricordiamolo, grazie alle pressioni della sua associazione Sì, nel non mi lontano volevo... 2012. Diciamo, è una battaglia vecchia, quindi perciò dico, noi ci siamo sempre stati sul territorio. Oggi in modo attivo facciamo capire che noi realmente siamo persone che credono in un progetto territoriale. L'ho interrotta, però diceva del No, tabacchificio sul ATI. tabacchificio ATI per me... È importante sul centro urbano di Ponte Cagnano perché prima di tutto dobbiamo risolvere questo problema della salute, perché c'è un problema serio, perché quel tabacchificio è privato, ci sono delle segnalazioni importanti, noi dovremmo recuperare quattro cose. Uno, la salute dei cittadini. Due, dobbiamo unire il centro urbano da campo sportivo. Diciamo che quella struttura li divide. Possiamo e dobbiamo, che è vicino, aderente a quella struttura, abbiamo una scuola in un container, quindi dobbiamo riqualificare la scuola. E una cosa importante, la quarta, è che abbiamo un museo internazionale alle spalle di quella struttura che oggi è fuori dal centro. Quindi noi con quella struttura risolviamo quattro problemi. È normale che all'investitore o al privato, al proprietario di quell'immobile, lo dobbiamo accompagnare verso questo processo, lo dobbiamo far stare tranquillo, perché oggi gli investimenti in questa città non vanno in modo tranquillo, vanno con un'agitazione. L'imprenditore deve trovare un ente
che è vicino all'investimento, cerca di dargli una mano nell'investimento, ma lo stesso imprenditore deve capire che deve lasciare dei servizi. In quell'area noi potremmo realizzare una piscina comunale, un parco verde. All'interno di Coloriamo la città vogliamo, e abbiamo inserito nel nostro programma, la città verde, un'opportunità. Un'opportunità oggi la città verde. Che cos'è la città verde? Tutto il verde che perdiamo in modo orizzontale nelle nuove costruzioni lo potremmo sviluppare in modo verticale sulle facciate dei nostri palazzi. E si aggancia con la nostra Coloriamo la città, perché può essere un momento, prima di tutto il verde verticale può essere ossigeno per l'ambiente che noi oggi viviamo, e secondo può essere un'attrazione per il nostro territorio. Perché non pensare di fare un brand, Pontecagnano Green? In Italia ci sono dei fondi che possiamo accedere a dei fondi su questo. Quindi io dico, si possono fare tante cose, però dobbiamo ripartire dalle cose normali. Noi non siamo quelli che faranno false promesse, non faremo proclami, saremo quelli che vogliono il bene del territorio e siamo quelli che non vogliono il cappello in testa. Vogliamo il dialogo con i comuni limitrofi, non diciamo autonomia, perché l'autonomia fino ad oggi dell'amministrazione che è oggi, del governo che va via, è un'autonomia che ci ha distrutto, ci ha fatto diventare il fanalino dei picentini. Vogliamo l'autonomia con rispetto, vogliamo dialogare con i comuni limitrofi, non vogliamo però sottometterci. E dall'altra parte devono capire, per ciò che accade sul mio territorio, che è un altro tema importante, dovremmo parlarne, è quello che ultimamente è uscito fuori negli ultimi giorni, le ZES. La regione Campania nel primo protocollo, nel primo documento, ci ha dato una vasta zona di sviluppo per le nostre aziende, per le nostre attività che fanno logistica, dove si può investire con degli sgravi fiscali, si può assumere a costi agevolati. Se ne sta parlando molto in campagna elettorale di questa. Ma perché si sta parlando molto? Perché le ZES, zone economiche speciali, non solo quelle aree che erano identificate, ci sono già delle aziende di logistica su quel perimetro, ma la cosa importante di chi oggi dice che la regione Campania ha dato già un segnale importante sul nostro territorio, non solo perché se guardiamo i confini che cosa abbiamo, abbiamo già dei progetti approvati per portare delle discariche ai confini di Pontecagnano, la fabbrica, un'altra realtà che svuoterà in la nostra città, un centro commerciale che aprirà, ben venga, ma il problema è capire noi come ci dobbiamo organizzare sul nostro territorio per difendere i nostri commercianti, le nostre persone che oggi sono state anche premiate sul nostro territorio, perché veramente sono degli eroi. Allora dico, le ZES è un altro segnale, perché nel secondo documento presentato alla Regione Campania negli ultimi giorni ci ha già scippato degli ettari di terreno. Però oggi sento dire, ma noi li possiamo recuperare. Dico, ma se nel primo documento c'era un mappale che ci identificava delle aree dove i nostri imprenditori potevano investire, potevano assumere posti di lavoro, quindi per il nostro territorio, a costi agevolati, oggi la Regione Campania ci ha fatto già capire cosa ne vuole fare di Pontecagnano. Allora noi togliamo l'autonomia perché ci ha distrutto e regaliamo la nostra città a un'altra realtà che ha un colore politico. Quindi nel nostro territorio oggi noi siamo destinati a non avere più un'identità. Noi vogliamo la nostra identità, siamo territoriali e combatteremo per il nostro territorio. Ultima domanda, che campagna elettorale sarà quella di Movimento Libero? Propositiva, come abbiamo sempre fatto. È l'esperienza in Consiglio Comunale, perciò è servita tantissimo, perché non siamo quelli del no, non proviamo odio, ma non possiamo sentire alcune persone che oggi vogliono avere il consenso
senza prendersi la responsabilità di aver governato e fare proclami, e mi sarei aspettato altro, che oggi con umiltà si prendevano delle responsabilità importanti degli ultimi 10 o 15 o 20 anni e trasmettevano ai cittadini gli errori fatti, oppure non si continuava a fare le pose delle prime pietre. Oggi io la campagna elettorale la farò in modo propositivo, con quello che ti ho detto, con un programma che abbiamo sulla sicurezza per incrementare la videosorveglianza, con un ufficio preposto che sia continuamente lì a controllare cosa accade sul territorio, facendo una battaglia perché abbiamo una caserma dei carabinieri non operativa, quindi c'è bisogno di incrementare il pattugliamento su Ponte Cagnano, e soprattutto c'è bisogno di farci sentire anche dal prefetto, perché noi abbiamo bisogno forse di una tenenza, perché siamo cresciuti come densità di popolazione, però questo lo possiamo fare solo con la forza dei cittadini. Dall'altra parte faremo una campagna elettorale di chiarezza, perché se chi ha governato vuole prendere i consensi senza una responsabilità di governo, dall'altra parte non possiamo dire il cambiamento e poi per la voglia di dire, perché in città si dice che hanno già vinto, però includiamo tutti, anche i padri costituenti di chi ha rovinato questa città. E allora che poi il colore o l'area politica deve diventare un predominio sul mio territorio. Allora io dico, oggi c'è l'alternativa, ci sono quelle persone che quotidianamente ci mettono la faccia sul proprio territorio, c'è una parte commerciale che per me sono quelli che la mattina alzano le serrande sul mio territorio, sono i primi che accendono le luci di sera e cercano di dare sicurezza a questo territorio. Noi dobbiamo dare una prospettiva diversa a questa città, ma mai col cappello in testa, col rispetto del proprio territorio, perché l'autonomia che ci ha portato in questo decreto non va bene, ma l'odio o il potere che deve arrivare fuori dal mio territorio, io mi opporrò. Allora, ringraziamo Angelo Mazza della presenza e in bocca al lupo a Movimento Grazie. Libero. Crepi. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Speciale TG.